Quarta lezione di Martin Buber, quarta ispirazione e motivazione, seguendo il cammino dell'uomo, il suo magnifico testo che stiamo seguendo e cui stiamo seguendo in maniera sequenziale i capitoli che sono tutti gli effetti delle lezioni. Lezione 4, cominciare da se stessi. Ancora un racconto tratto dalla tradizione hassidica da parte di Martin Buber, che recita così: alcune persone eminenti di Israele erano un giorno ospiti di Rabbi Isacco di Worki. La conversazione cadde sull'importanza di un servitore onesto per la gestione di una casa. Tutto volge al bene, dicevano, se si ha un buon servitore, come dimostra il caso di Giuseppe, nelle cui mani tutto prosperava. Ma Rabbi Isacco non condivideva l'opinione generale. Ero anch'io dello stesso avviso, disse, finché il mio maestro non mi dimostrò che in realtà tutto dipende dal padrone di casa. Da giovane, infatti, mia moglie era per me fonte di tribolazione, e pur essendo disposto a sopportare per quel che riguardava me stesso, mi facevano pena i servitori. Andai allora a consultare il mio maestro, Rabbi David di Lelov, e gli chiesi se dovevo oppormi o meno a mia moglie. Perché ti rivolgi a me? Rispose. Rivolgiti a te stesso. Dovetti riflettere a lungo su queste parole prima di capirle, e le capii solo ricordandomi anche delle parole del Baal Shem. Ci sono il pensiero, la parola e l'azione. Il pensiero corrisponde alla moglie, la parola ai figli, l'azione ai servitori. Tutto si volgerà al bene per chi saprà mettere in ordine le tre cose nel proprio spirito. Allora compresi cosa avesse voluto dire il mio maestro, che tutto dipendeva da me. E chiosa così Martin Buber. Questo racconto tocca uno dei problemi più profondi e più seri della nostra vita, il problema della vera origine del conflitto tra gli uomini. Ecco, ci sono diversi livelli anche qui, come in tutto l'insegnamento di Martin Buber, come negli insegnamenti più evoluti e più profondi. Quello su cui vorrei concentrarmi è innanzitutto il livello che ci tocca direttamente. Anche nel livello che ci tocca direttamente ci sono due ulteriori livelli. Uno è quello più difficile che vorrei eludere oggi, non perché lo voglio evitare, ma perché voglio concentrarmi su un altro, ed è il fatto che tutto quello che viene anche qui ribadito da Martin Buber, tutto il conflitto che troviamo fuori deriva dal conflitto che abbiamo dentro. Tutto ciò che incontriamo nell'esterno deriva da ciò che è all'interno. Quindi soprattutto, e in senso anche molto affine a tanti insegnamenti della crescita personale, le altre persone ci restituiscono come specchio quello che noi siamo. Però, essendo questo un problema, secondo me, più complesso di quello che in genere viene fatto apparire, di come in genere viene fatto apparire, vorrei qui sospendere il giudizio e invece concentrarmi sull'aspetto più determinante, secondo me, a prescindere dal fatto che ciò che accade fuori è o no davvero sempre in maniera deterministica lo specchio di ciò che abbiamo dentro. Il conflitto riguarda solo noi stessi all'esterno, cioè l'altro non è altro che un riflesso di me. Questa è una conseguenza, una delle conseguenze di quello che io penso sia invece la radice più importante di tutto, nonostante tutto il resto, ed è esattamente il cominciare da se stessi. Cioè, qualunque cosa accada fuori, lavoriamo su noi stessi. L'unico mondo su cui possiamo intervenire è il nostro mondo interiore. Tutto quello che c'è da cambiare è solo noi stessi. Ancora sto alludendo al grande Neville Goddard. Cominciare da se stessi, scrive Martin Buber, ecco l'unica cosa che conta. E
In questo preciso istante non mi devo occupare di altro al mondo che non sia questo inizio. Ogni altra presa di posizione mi distoglie da questo mio inizio. Intacca la mia risolutezza, lezione precedente, nel metterlo in opera e finisce per far fallire completamente questa audace e vasta impresa. Il punto di Archimede, a partire dal quale posso da parte mia sollevare il mondo, è la trasformazione di me stesso. Sentite come? Chi avrebbe mai potuto dire che l'insegnamento di Martin Buber è simile, in questo caso, a quello di Neville Goddard, un maestro della crescita personale assolutamente fuori da ogni accademia e un filosofo riconosciuto da ogni accademia. Questa è la libertà della ricerca, senza accademie. Se invece pongo due punti di appoggio, uno qui nella mia anima e l'altro là, nell'anima del mio simile in conflitto con me, quell'unico punto sul quale mi si era aperta una prospettiva mi sfugge immediatamente. Così insegnava Rabbi Bunam. I nostri saggi dicono: cerca la pace nel tuo luogo. Non si può cercare la pace in altro luogo che in se stessi. Finché qui non la si è trovata. È detto nel Salmo 38, versetto 4. Non c'è pace nelle mie ossa a causa del mio peccato. Del mio, non dell'altro. Non del peccato dell'altro. Quando l'uomo ha trovato la pace in se stesso, può mettersi a cercarla nel mondo intero. E sicuramente riecheggiano qua insegnamenti famigerati, straordinari, ma famigerati per la loro difficoltà nell'applicazione, di Gesù, la trave e la pagliuzza. Smetti di guardare la trave, smetti di guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro e guarda la trave nel tuo occhio. E aggiungo, anche se l'altro ha una trave, anche se l'altro ha due travi, tre travi, quattro travi, 60 travi e tu ne hai solo una, guarda la tua trave. Non ti preoccupare delle pagliuzze o delle travi nell'occhio dell'altro. Peraltro già mi fa un po' male l'occhio a parlare di travi in un occhio. Era quello che diceva la stessa cosa, la diceva Carl Gustav Jung. Guardiamo sempre, diceva, nell'orto del vicino. E poi guardiamo indietro e vediamo che il nostro orto è completamente pieno di erbacce. Iniziamo a togliere le erbacce dal nostro di orto. E poi vedremo se c'è anche bisogno di togliere le erbacce nell'orto del vicino. Ma lasciamo perdere l'orto del vicino, pensiamo al nostro orto. Per una volta il modo di dire stare solo nel proprio orto, pensare solo al proprio orto, è illuminante. Anche perché c'è, mi invito a notare questa contraddizione grottesca, lo sport più diffuso oggi nel mondo è quello di giudicare gli altri. E lo sport più diffuso è altresì quello di pensare solo a noi stessi. Cioè oggi c'è questo paradosso. Pensiamo solo a noi stessi, ma pretendiamo che gli altri cambino. Ecco che allora semplicemente una piccola riforma sul nostro egoismo, già questa basterebbe a cambiare il mondo. Se pensassimo solo a noi stessi e pretendessimo di cambiare noi stessi, il mondo farebbe un salto quantico abnorme senza smettere di essere egoista. C'è poi un livello ulteriore, più filosofico, molto ispiratore, rivelato da un altro racconto bellissimo, che ora vi vado a leggere, sulla relazione tra esterno e interno, sul ricercare fuori soluzioni che ci permettano di cambiare definitivamente, laddove invece la ricerca non può che essere dentro. Questa confusione tra interno e esterno è davvero qualcosa che ci mette in profonda difficoltà, forse la difficoltà principale del mondo materialista di oggi, perché tutto proiettato, tutto esteriorizzato, tutto proiettato all'esterno. Non riusciamo più a pensare fuori dal fuori, fuori dall'esterno, non pensiamo più interiormente e infatti cerchiamo, e qui posso permettermi
ereticamente di estendere anche questo pensiero alla ricerca in generale, alla ricerca scientifica, cerchiamo nel posto sbagliato. Si dice che chi cerca trova, ed è verissimo, però sta di fatto che tante cose non le si sono trovate. Nonostante si sia sforzati di cercarle e si sia trovato, si abbia detto di aver trovato quello che si cercava, si vede che le radici della malattia, dell'anima e anche del corpo forse, non si trovano lì, non si trovano fuori nelle molecole. Ma mi fermo qui. Vi invito a lasciarvi ispirare da questa storia e a trovare la vostra interpretazione. Rabbi Hanok raccontava: c'era una volta uno stolto così insensato che era chiamato il golem. Quando si alzava al mattino gli riusciva così difficile ritrovare gli abiti che alla sera, al solo pensiero, spesso aveva paura di andare a dormire. Finalmente una sera si fece coraggio, impugnò una matita e un foglietto e, spogliandosi, annotò dove posava ogni capo di vestiario. Il mattino seguente si alzò, tutto contento, e prese la sua lista. Il berretto, là, e se lo mise in testa. I pantaloni, lì, e se li infilò. E così via, fino a che ebbe indossato tutto. Sì, ma io dove sono? Si chiese all'improvviso in preda all'ansia. Dove sono rimasto? Invano si cercò e si ricercò, ma non riusciva a trovarsi. Così succede anche a noi, concluse il rabbi.